Gorizia deve imparare, tutto il territorio, a utilizzare i fondi europei per poter fare delle cose. Noi come provincia l'abbiamo imparato e oggi l'abbiamo presentato. Sono più di 3 milioni di euro che portiamo a casa per il nostro territorio, non mi sembra poco. Sono risultati che serviranno la vita, a migliorare la vita di ciascuno di noi. Se ne è parlato lo scorso 9 maggio, giornata in cui si celebra l'Europa Unita, al centro del piazzale della Transalpina, dove la giunta provinciale si è riunita in via eccezionale e in una seduta aperta al pubblico. L'ex valico del Rafut come punto di riferimento per i giovani italiani e sloveni alla ricerca di lavoro, l'integrazione dei migranti attraverso lo sport, l'abbattimento dell'inquinamento luminoso e perfino l'idea di un unico depuratore per l'Isontino e la Gorizia. Sono alcuni dei progetti descritti da Gherghetta e dai suoi colleghi di giunta, ma anche proposte per un trasporto pubblico transfrontaliero, politiche di pace in Kosovo e la realizzazione di pozzi d'acqua in Burkina Faso. Grandi progetti a costo zero, dunque, da realizzare o già realizzati, e soprattutto all'insegna di un'Europa non soltanto declamata, ma pienamente realizzata.